Oggi vi voglio raccontare una storia che mi è stata raccontata direttamente da un mio amico, un ragazzo ai tempi, un uomo oggi. Questa storia è una leggenda metropolitana, però come tutte le leggende metropolitane troverete sempre qualcuno che ve le racconta direttamente, o che siano successe a lui o che siano successe al famoso cugino, amico, parente o conoscente. E questa leggenda metropolitana è quella della ragazza conosciuta in discoteca che, una volta accompagnata a casa, si scopre qualcosa di molto particolare. La storia ha inizio con un ragazzo che aveva un appuntamento in una discoteca un pochettino fuori Roma, sulla Cassia, e che purtroppo gli amici gli diedero buca. Parliamo degli anni 90, non c'erano i cellulari così diffusi come adesso, non c'erano i social, tutte quelle cose che contatti le persone in un attimo, sai dove stanno, eccetera. Perciò, una volta che ti becchi una buca, ti ritrovi lì da solo. Com'era strutturata la discoteca? Semplice. Divanetti da una parte per socializzare, pista al centro per divertirsi, bar dall'altra parte per bere. Nulla di più, nulla di meno, DJ al centro che metteva musica. Sto ragazzo si ritrovò lì da solo, si mise sui divanetti e attese un attimino come andava la serata. Durante la serata si guardò in giro, vide tante belle ragazze, tante persone che si divertivano, ma lui rimase sempre lì da solo. A un certo punto si avvicinò una ragazza particolare, vestita vecchie maniere, perciò niente roba trabordante, zinnoni, culone, queste cose qua, molto bella, un fascino molto pulito, acqua e sapone, senza sto trucco da pagliaccione, profumi, colonie e tutto quanto. Così carina e così educata, si mise a sedere accanto a questo ragazzo. Lui rimase colpito da questa scena, che dice: accidenti, una ragazza così carina, così educata, con modi così gentili, si è seduta accanto a me. Lui la guardò, lei lo guardò, e da lì iniziarono a parlare. Da subito notò, come dicevo, modi gentili, ma anche un linguaggio molto educato e un pochettino distaccato. Ma in tutto questo trovò un'affinità con questa ragazza. Lei gli disse che lo aveva notato perché aveva visto che era solo, siccome anche lei era sola, era stata accompagnata, diceva, da alcuni amici lì in discoteca, ma era rimasta sola, aveva pensato che entrambe si trovavano nella stessa situazione. E da lì nacque un pochettino di complicità: ma come mai sei qui sola, anche io? Parlarono, passarono sicuramente una mezz'ora, 40 minuti piacevoli, da quello che mi ha detto lui, fin tanto che lei gli disse che doveva andare via e aveva il problema che stava a piedi. Ovviamente lui non se lo fece dire due volte, gli disse: ma che problema c'è? Sto da solo anche io, ho la macchina, se vuoi ti accompagno io a casa. Era circa mezzanotte, orario tranquillissimo, per accompagnarla non mi sarebbe costato nulla. Lei gli disse però che abitava un pochettino fuori Roma, perciò, sempre continuando sulla Cassia, in una zona abbastanza rurale, particolare, una casa di campagna. Lui prese la macchina, salirono in macchina e notò subito una particolarità. Questa ragazza non batteva gli occhi, però disse: vabbè, ma sai, potrebbe anche essere che io non l'ho mai vista nel momento in cui lo batte, è una frazione di secondo. Però lo colpì molto perché aveva sempre questi occhi sgranati, sempre aperti. Mentre guidava la macchina sentì anche un'altra cosa, sentì un brivido di freddo che lo colpì. Considerando che era estate, il brivido di freddo, anche se è mezzanotte, è abbastanza particolare. Però magari lo associò al fatto che era uscito dalla discoteca, un pochettino d'umidità, qualcosa, e non se ne curò più di tanto. Il tragitto di ritorno lei gli chiese di tenere spenta l'autoradio, perché aveva un po' di mal di testa, perché dove andavano era meglio non avere volumi o cose che facessero confusione, e così fece il ragazzo. Arrivati a destinazione, facendo un tragitto di campagna, c'era solo una piccola casetta, classica casetta di campagna, dove la ragazza disse di abitare. Lui, giustamente arrivati lì, aveva mille idee in testa: che faccio, ci provo, che cosa faccio, non ci provo, ma se ci provo e poi va male, è un peccato, rovino una così bella cosa, magari provo a chiedergli il numero, magari provo a chiedergli se posso passare a trovarla, potrebbe essere anche una cosa più carina. Alla fine si convinse di non provarci, no, di far mollicone: oh bella, dammi un bacio, famose una svertina, cioè, capito, le classiche cose che fa il provolone a fine serata. Questa ragazza giustamente gli disse: guarda, io devo rientrare. Lui, prima che lei uscì dalla macchina, disse: senti, ma lasciami il tuo numero di telefono, magari ci sentiamo. Lei disse: guarda, numeri di telefono non ne abbiamo qua, però
Sai dove abito? Quando vuoi venirmi a trovare, passami a trovare. Tanto io sono sempre a casa con mia madre. Mi trovi tranquillamente. Lui, contento di questo invito, il fatto che potesse venirlo a trovare quando voleva, prese, l'abbracciò e gli diede un bacio sulla guancia. In quel momento, quando l'abbracciò, il freddo aumentò in maniera esponenziale. Sentì un brivido fortissimo nella schiena, che però associò a una sorta di emozione. Cioè, ah, che bello, ho abbracciato questa, mi sono sentito un freddo che mi prendeva. La ragazza rimase praticamente impassibile a questo abbraccio, quasi rigida, tant'è che lui lasciò subito l'abbraccio e la ragazza uscì ed entrò nella casa. Lui tornò a casa tranquillamente con l'automobile e nei giorni successivi pensò a questa ragazza. La ragazza si chiamava Maria. Un giorno ciò si trovava lì in zona dopo un orario di lavoro particolare, disse: adesso vado a trovare questa ragazza, questa Maria. Rifece la strada al contrario, rifece tutta la strada di campagna, arrivò di nuovo alla casa, parcheggiò l'automobile, scese, non c'erano citofoni, non c'erano campanelli, si arrivava direttamente alla porta. Lui bussò alla porta, ovviamente già da fuori notò che la casa era un po' trasandata, però vabbè ragazzi, una casa di campagna ci può stare. Dopo aver bussato, tese qualche secondo e aprì la porta a una signora molto anziana, probabilmente la nonna di questa ragazza. La mamma non poteva essere, parliamo di una ragazza di 20 anni, una mamma potenzialmente di 40, 50, 60 anni, proprio se te dice male, ma non una signora anziana di 70, 80 anni. Lui guardò la signora e disse: buonasera signora, io ero venuto qui a trovare Maria. La signora lo guardò, sgranò gli occhi e gli disse: ma è uno scherzo, ha sbagliato casa. Lei fa: no, Maria l'ho accompagnata l'altra sera qui a casa e ha detto passami a trovare quando vuoi. La signora disse: guarda, fai una cosa, entra un attimino dentro, mettiti seduto. Il ragazzo inizialmente entrò tranquillamente, vide questa casa molto molto trasandata. Una volta messo seduto, la signora se lo guardò e disse: guarda, gli dà una foto con la cornice e gli fa: è questa Maria. La foto era abbastanza vecchia, la cornice era abbastanza rovinata, e disse: sì, è lei Maria. L'altra sera siamo usciti insieme, l'ho riaccompagnata a casa e mi ha detto passami a trovare quando vuoi. La signora a quel punto prese e se ne andò. Lui continuò a guardarsi la foto di Maria, poi ovviamente la signora tardava a tornare e lui si guardò intorno. Guardandosi intorno, era un po' scura la casa, vide proprio un classico angolo con un mobile sopra altre foto di Maria, perciò sicuramente la mamma ci teneva alla figlia. Ma la cosa più assurda che notò è che c'era un necrologio di questa ragazza. Quando vide la data di nascita e la data di morte associata alla foto, sto ragazzo sbiancò e sentì un freddo fortissimo. A quel punto lui fece tre passi indietro e tornò a questa signora, la quale gli disse: non avere paura, Maria è morta da tanti anni, gli fa. Ogni tanto capita che qualcuno torni qua e dica di aver incontrato Maria. Questo perché? Perché probabilmente la sua anima non ha pace, perché lei ha avuto una morte violenta proprio dal ragazzo che la riaccompagnava a casa. Tutte le volte che veniva riaccompagnata a casa, coloro che l'accompagnavano provavano ad avere un approccio con lei. E per questo questa cosa si è ripetuta più volte. Tu hai provato ad avere un approccio con lei? Signora, no, assolutamente, ci siamo dati un bacetto sulla guancia. E la signora lì tirò un sospiro di sollievo. Fa: speriamo che questa sia la volta buona, che l'anima trovi pace, perché ha trovato ovviamente una persona che non ha provato ad avere un approccio, a toccarla, a violentarla. Quello che successe era proprio questo. Se quello che tu mi hai detto è la verità, forse la sua anima riposerà in pace. E questo ragazzo giustamente abbracciò la signora e se ne andò. Da quel giorno giustamente questo ragazzo rimase molto molto interdetto, tant'è che per molto tempo non uscì più la sera, dopo un'esperienza, chiamiamola così, particolare, perché poi la verità qual era? È che lui aveva visto fisicamente questa ragazza, l'aveva abbracciata, aveva notato qualche particolarità, però nulla di particolare, il fatto che non sbattesse gli occhi, questi brividi di freddo, questo freddo nel momento in cui l'ha abbracciata, e poi trovarsi ovviamente il necrologio di questa ragazza davanti agli occhi
e una madre ormai anziana, perché erano passati tanti anni da questo fattaccio, che gli confermava che quella persona con cui era uscito era semplicemente uno spirito, un fantasma, chiamiamolo come vogliamo, l'ha messo veramente a disagio. Oggi questo ragazzo è sposato e mi ha raccontato di aver chiamato sua figlia Maria.